temporali sul lago storicamente, ma non da ora. Si sa che anche i nostri pescatori, quando c'è il temporale, stavano molto attenti a questa cosa che arriva improvvisamente e ribadisco, poi negli ultimi anni è sempre più violenta. Il discorso è che qualche barca in difficoltà è successa, non voglio nasconderlo, però sono sempre state poi questioni che sono state risolte, insomma, in modo non così drammatico. Stanno diventando sempre più violenti questi eventi, anche rispetto al fatto che si formino appunto delle situazioni con dei venti molto, molto importanti, però ribadisco, eravamo in una settimana in cui sono successe tante cose, come ovunque c'è stato maltempo, ma nello specifico io, non, né io né Protezione Civile avevamo un allerta specifico su Sesto Calende per questa cosa, voglio dirlo, Non c'era non ci un'allerta. risulta. Non è che non c'era un'allerta, attenzione, tutta settimana che continuano ad arrivare allerte arancioni, gialle, verdi che poi vengono, come dire, ridimensionate. Ribadisco, per questa cosa specifica di Cioè sul Lago quell'ora, Maggiore. in quel momento, in quel caso, no, in realtà no. A me non risulta. In realtà l'ha saputo prima il mio vice sindaco per motivi diversi, era già in giro, io ero via, ero da un'altra parte, sono stato avvisato prima in realtà degli allagamenti, dopo di me hanno detto anche di questa cosa e appena ho saputo sono cercato di raggiungere poi stanotte, come dire, abbiamo Cosa ha poi. visto? Mio Cosa... nulla in realtà nulla, salvo che appunto. Quando sono arrivato c'era già una persona che era stata recuperata, ahimè, e si sapeva già che c'era un morto subito, praticamente. Dopo si sapeva che c'erano questi altri dispersi che piano piano purtroppo si è confermata il fatto che fossero poi deceduti tutti quanti, quindi quattro, in totale quattro persone. Gite come queste ce ne sono tante con questa imbarcazione sul Lago Sì, Maggiore. allora non tantissime, in realtà ci sono anche dei servizi di noleggio barche con meno persone, in realtà è più normale che siano una situazione più ridotta, questa era abbastanza, quanto mi risulta in questa zona, un po' non dico l'unica, ma che portasse così tante persone, questo sì.